Ora voltiamo pagina e vediamo Infinity e Poltrona Fra, due eccellenze, ognuno nel suo settore, che si sono messi d'accordo per proporre un prodotto molto particolare. Il servizio con la voce di Marco Cereda che ci racconta tutto. Due vetture Infiniti appositamente realizzate in collaborazione con Poltrona Frau per stupire e sedurre al tempo stesso hanno svelato i loro nuovi volti in un intrigante misto di bontà e cattiveria. Le versioni estreme e speciali della Q50 e della QX70 sono il primo frutto della collaborazione creativa tra due straordinari marchi del lusso, la casa automobilistica Infiniti, che opera nel segmento premium e la rinomata azienda italiana di arredamento di lusso e lavorazione della pelle Poltrona Frau. Le automobili sono state presentate nel corso di una serata esclusiva organizzata da Poltrona Frau nell'ambito del Salone Internazionale del Mobile di Milano. Entrambi i modelli, realizzati appositamente per l'occasione, sono stati creati nel quartier generale di Poltrona Frau a Tolentino, grazie all'utilizzo delle stesse tecniche e materiali che hanno portato all'azienda importanti riconoscimenti a livello mondiale. Lavorare insieme è stata una grande opportunità per due marchi premium come Infiniti e Poltrona Frau. Il progetto è partito in modo naturale e spontaneo, basato sull'apprezzamento e sul reciproco rispetto delle nostre unicità di visione e di valori fondanti del marchio, commenta Shiro Nakamura, Chief Creative Officer di Infiniti. Alla Q50, buona. Con la purezza della sua potenza ibrida rappresentata dagli esterni in bianco cangiante e dagli interni in morbidissima pelle bianca, si contrappone l'iconica QX70, l'altra metà di una coppia molto dinamica, ma un'auto che indubbiamente tende alla parte oscura, nera, cattiva e spinta da un potente V8. La QX70, interpretata da Poltrona Frau, si presenta tanto minacciosa quanto innocente appare invece la Q50. Nonostante i caratteri diametralmente opposti, sia la buona che la cattiva rispecchiano in pieno la spasmodica attenzione per la precisione e la passione che anima entrambi i marchi. La Q50 e la QX70 nascono già con personalità forti e diverse, spiega l'Executive Design Director di Infiniti Alfonso Albaisa. Con questo progetto abbiamo voluto evidenziare ancora di più questa diversità, in modo da catturare alla perfezione non solo la natura provocatoria di Infiniti, ma anche il dualismo dei nostri processi tradizionali e di quelli fortemente innovativi. Piero Valentini, direttore generale della divisione Interiors in Motion di Poltrona Frau, afferma che aver esteso le capacità che hanno contraddistinto l'arredamento in pelle di Poltrona Frau per oltre 100 anni ad un progetto automotive con Infiniti è stata una scelta naturale. Lo straordinario aspetto delle due vetture è in buona parte dovuto anche allo schema di abbinamento dei colori, ispirati al sistema colori pelle Frau per l'arredamento da casa, che rafforza ulteriormente la vicinanza tra il design d'arredamento e il mondo dell'auto. Per la QX70 i designer di Infiniti e Poltrona Frau hanno scelto il contrasto tra pelle Frau di colore nero Salomon e Ribes, scuro come l'omonimo frutto. Il Ribes è stato utilizzato anche per evidenziare alcune parti esterne, come la sezione inferiore dei paraurti e le doghe della griglia anteriore. Anche le barre sul tetto sono coperte di pelle color Ribes, facendo così risaltare ancor di più lo speciale colore nero della carrozzeria, i suoi inserti satinati e i cerchi in lega da 21 pollici. La Q50 è un cavaliere dalla splendente armatura bianca. In questo caso il colore esterno è zinco, con contrasti in color lava, blu leggero, entrambi ancora una volta più facilmente associabili all'arredamento Poltrona Frau che alle automobili. Entrambi ancora una volta più facilmente associabili all'arredamento Poltrona Frau che alle automobili. Cerchi bianchi, elementi satinati e tocco di assoluta indulgenza, specchietti retrovisori laterali ricoperti in pelle bianca. Per entrambe le auto è stata utilizzata la miglior pelle di Poltrona Frau, universalmente nota per l'esclusivo trattamento a 21 fasi che garantisce non solo un impatto visivo straordinario, ma anche una sensualità inconfondibile. Per
Per ogni vettura sono state utilizzate 20 pezze di pelle, per un totale di circa 100 metri quadri, provenienti da animali allevati ad Arzignano, vicino Vicenza. 100 diverse sezioni di dimensioni tra loro molto diverse sono state tagliate a mano e cucite su ciascuna auto. Quasi ogni singola superficie è stata trattata da poltrona Frau. Solo per il taglio, il cucito e l'applicazione sono state necessarie 500 ore di lavoro per ogni vettura da parte di tre specialisti. E così ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità. Noi tra poco ritorniamo con Motor News, puntata numero 13 del 2014, con altre novità del mondo dei motori, BMW, veicoli storici e la consueta prova su strada, in questo caso con la Škoda City Go. A tra poco.